Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi, fratello, sorelle carissime, la Santa Chiesa celebra la solennità della Natività di San Giovanni Battista. Avrete fatto caso che questa solennità addirittura prevale sulla domenica. Oggi non stiamo leggendo la lettura della dodicesima domenica del tempo ordinario, ma della solennità della nascita di San Giovanni Battista. E addirittura, che è venuto a messa ieri, avrà notato che c'è una messa differente per la vigilia della nascita di San Giovanni Battista. Quindi vuol dire che proprio, cioè, capite, le messe che sono prevalgono sulla domenica e c'hanno pure la vigilia, vuol dire che sono proprio importantissime, le più importanti di tutte. Quindi hanno il massimo grado di rilevanza di tutte. Ora, come ho scritto in un bollettino, la prima domanda da farsi è questa, no? Voi sapete che, per esempio, il 21 giugno scorso è stata la festa di San Luigi Gonzaga, il patrono dei giovanotti. Ma il 21 giugno San Luigi Gonzaga non è nato, il 21 giugno San Luigi Gonzaga è morto, quindi tra poco sarà la festa, e alla fine abbastanza importante, di Santa Maria Goretti il 6 luglio, ma il 6 luglio del 1902, se non ricordo male, ricordo bene, Santa Maria Goretti è stata uccisa, martirizzata. Faremo anche il pellegrinaggio notturno, vi invito a leggere la candela in quel giorno, è il giorno della sua morte. Perché la Chiesa non festeggia mai il giorno della nascita dei santi, ma festeggia il giorno della nascita al cielo, d'accordo? Piccola parentesi, cominciamo con la prima. Tutti quanti festeggiamo il nostro compleanno, giusto? Ma secondo voi in paradiso cosa si festeggia? Si festeggerà il compleanno? In paradiso si fanno gli auguri santi il giorno del compleanno? Ve l'ha detto recentemente il Papa, e attenzione, seguite le catechesi del mercoledì, adesso parlando dei sacramenti. Che cosa ha detto quando parlava del sacramento del battesimo? In cielo si festeggia il giorno del battesimo, cioè non il giorno in cui siamo nati, ma il giorno in cui siamo rinati in Cristo. Domanda, non vi faccio alzare la mano perché se no voi potete mettere le mani nei capelli che non c'ho più. Chi di voi conosce la data del giorno del battesimo? La data. E quel giorno lo festeggia di più del compleanno, molto di più. Punto interrogativo, questo è anche una spia di quanta fede c'è. Una volta quando venivano battezzati il giorno dopo era facilissimo, se io sono nato il 24 di luglio è stato battezzato il 25, ma oggi diventa tutto più complicato. Allora, mi ricordo quando ero a Borgo San Michele, ogni tanto avevo fatto qualche predica, la settimana successiva veniva qualcuno in ufficio parrocchiale, dice: padre, mi serve il mio certificato di battesimo, perché non si ricordava quando era stato battezzato e voleva, cioè, niente non è. Chiusa parentesi, adesso parliamo di cose un po' più serie. Quindi come mai che viene festeggiata la nascita di San Giovanni Battista? Perché ci sono soltanto altri due casi. Chi ne sa quali sono gli altri due casi in cui si festeggiano le nascite? Una famosa, il 25 dicembre, che cos'è? È la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. L'8 settembre, questo è un po' più difficile, è la Natività della Madonna. Poi c'è la nascita di San Giovanni Battista e poi le nascite sono finite. Quindi perché si festeggia la nascita? Perché si festeggia la nascita di qualcuno la cui presenza nel mondo è stata significativa. Cioè, mentre per noi, per tutti noi, la presenza nel mondo è un passaggio, è un pellegrinaggio verso il cielo, quindi quando siamo qui sulla terra è tanto importante. È importante quando siamo rinati in Cristo, che è il battesimo, e quando moriamo, perché diciamo addio a questa valle di lacrime e si spera che entriamo nella vita eterna, nella beatitudine, che è il fine della nostra esistenza. Però per qualcuno è importante la data di nascita. È evidente, Gesù Cristo è il nostro Salvatore, la Madonna è colui che ci ha portato il nostro Signore Gesù Cristo sulla terra. E chi è San Giovanni Battista? Ecco qua. San Giovanni Battista svolge una funzione importantissima e insostituibile, che come vedremo prosegue nel corso del tempo, perché non è stata limitata a lui personalmente. L'ho detto nella preghiera, e se l'avete ascoltato che ho fatto all'inizio della messa: il Signore, tu avete detto San Giovanni Battista perché potesse preparare al Signore un popolo ben disposto, doveva avvertire le persone che il Messia stava sulla terra e prepararli ad accogliere. Come ha fatto San Giovanni Battista? Che cosa faceva? Predicava. E insomma, se dovete andare a sentire San Giovanni Battista, usciva dalla predica abbastanza malmesso, perché la prima lettura che la Chiesa applica a San Giovanni Battista, ma del profeta Geremia, dice: mi ha nascosto, ha reso la mia bocca come spada affilata, cioè uno che quando parla ti ferisce, ti taglia.
mi ha reso breccia appuntita. San Giovanni Battista era abbastanza tagliente, era abbastanza forte, razza di vipere, chi vi insegnava a sottrarvi all'ira imminente? Voi ci avete due tuniche, una a chi è povero, tu che fai il soldato, vuoi a te se storci qualcuno? Ce lo dicono i Vangeli, quindi non è che te ne mandava a dire. San Giovanni Battista era un chirurgo con il bisturi molto affinato e senza anestesia. Poi Gesù, grazie a Dio, è diventato un pochino più tenero, più tranquillo, insomma, ma San Giovanni Battista era abbastanza forte. Perché tutto questo? Per un motivo fondamentale, perché tu devi entrare nell'ottica che c'hai bisogno di nostro Signore Gesù Cristo. Adesso siamo nel mese del Sacro Cuore, no? Abbiamo fatto tantissime belle adorazioni giovedì sera, molti di quelli che sono qui presenti ogni tanto almeno si affacciano, partecipano, no? Che cosa ha detto Gesù nel Sacro Cuore? Cioè, questo è il cuore che ha tanto amato il mondo, ma io cosa trovo dagli uomini? Indifferenza, che non porta niente a nessuno, freddezze, ingratitudini. Io sono morto sul punto sulla terra, sono morto in croce, la gente non c'è venezia. Cioè la stragrande maggioranza delle persone, specialmente oggi, pensa che Gesù non sa niente, cioè, ma sì, sono cattolico, per carità, siamo tutti quanti religiosi, capite? Se sei la Chiesa fa qualche cosa, va bene, se fa qualche cosa di male, non fa male, ma non si percepisce, capisci? Capite? Perché oggi, allora, com'è che non si percepisce? Non è che oggi sta un pochino in crisi la funzione di San Giovanni Battista? Perché chi è che oggi fa San Giovanni Battista? E qui è un punto seguente. Chi è che oggi fa la funzione di San Giovanni Battista secondo voi? La Chiesa. Che cosa esiste a fare la Chiesa? Dice la Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II che la Chiesa è nel mondo come un sacramento di salvezza, cioè colei ha l'incarico di metterci in contatto con Cristo, di portarci Cristo e di portarci a Cristo perché diventi il salvatore della nostra vita, la ragione della nostra esistenza, il criterio ispiratore di tutta la nostra vita cristiana e il fine della nostra esistenza. Capite? Allora, cosa faceva San Giovanni Battista? San Giovanni Battista faceva una predicazione. Chi è un buon predicatore? Vediamo. È uno che fa un bel discorso retorico, che usa parole, come dire, auliche, che fa una bella predica, quindi che fa un discorso poetico. No, è uno che con un linguaggio molto semplice, a volte abbastanza diretto, gli dice: guarda figlio mio, guarda fratello mio, tu c'hai bisogno di essere salvato. Entra bene dentro il tuo cuore, guardati bene dentro, come è la tua vita, sei tanto sicuro, lo pensano tutti quanti, vengono a dire, padre io non faccio niente di male a nessuno, mai ammazzato nessuno, mai rubato a nessuno, ogni tanto quando mi ricordo faccio la preghiera, vengo pure in chiesa, metto la candelina e lascio 50 centesimi, non faccio mai niente di male a nessuno e finito il discorso. Quindi qua siamo tutti santi, sono venuto a fare lo stesso Signore Gesù Cristo, non si sa. San Giovanni Battista dice, momento, va bene, d'accordo. Io dicevo sempre, se non ammazzi o non rubi, vuol dire che non sei un criminale, cioè non ti faranno processi penali, non vai in galera. Per carità, niente, non è perché essere una brava persona, non essere un criminale, è già qualcosa, insomma, no? È molto peggio. Ma per non essere un peccatore, ha voglia ancora, voglia fare l'esame di coscienza, dunque ancora l'esame di coscienza, non c'è soltanto non ammazzo e non rubo. Allora San Giovanni Battista accetta questa luce. È chiaro che gettando questa luce ogni tanto incide. Allora chi è un buon predicatore? Quando è che la Chiesa fa una buona missione? Quando ti aiuta e ti illumina un pochino, d'accordo? E questo è il compito dei pastori della Chiesa, ma è anche il compito dei fedeli che quando conoscono e accolgono il Signore diventano a loro volta testimoni ed evangelizzatori nel mondo. Quindi questo si fa. Certamente San Giovanni Battista aveva uno stile molto molto forte, quindi gli stili forti è meglio non seguirli, se li possono permettere i santi, non i mortali, però il servizio della verità, l'aiuto delle coscienze va fatto. E va fatto con umiltà. Di San Giovanni Battista era umilissimo, che cosa diceva? Io non sono quello che voi pensate. Sapete cosa succede a San Giovanni Battista e anche a tutti i santi, no? Allora, abbiamo visto la missione di San Giovanni Battista, come dobbiamo noi regolarci con i San Giovanni Battista che il Signore ci manda? Quindi con i vostri parroci,
nostri vescovi, con qualche uomo di Dio che abbiamo conosciuto e che ci dà la grazia, insomma, di ascoltare una parola bella, vera. Qui ci sono tre problemi grossi, poi concludo. Attenzione però, che sono più grandi del previsto. Di uno di questi ne ha parlato anche il Papa e lo dirò. Sono tre. L'idolatria, cioè scambiare San Giovanni con Gesù Cristo. E che cosa diceva San Giovanni Battista? Io non sono quello che pensavo, io non sono il Cristo, io non sono il Cristo, io sono la voce, io sono l'amico dello sposo, lui deve crescere e devo diminuire. Allora, avete visto il Papa ogni tanto dice, e lo dice con sofferenza, qui qualcuno è malato di francescomania, avete mai sentito l'intervento dove dice, lo dico io, cioè siete tutti italiani, cioè la francescomania, la francescolatura non è una cosa peggio, ma quello è il Papa, certo che è il Papa, ringraziamo il Signore, ma è il Papa, ed è uno dei tanti papi, che il Signore ce lo mantenga per altri 20 anni, ma tra 10 anni non ci sarà, tra 20 anni, facciamo così, 80 anni, tra 30 anni, non ci sarà più, non ci sarà qualcun altro, capite? Ringrazieremo il Signore per quello che ci ha dato attraverso Papa Francesco e ascolteremo il suo successore, capite? Se io mi attacco in maniera eccessiva, estrema, succede che muore il Papa e divento ateo. Oppure va via il parroco e cambia religione, capite? O cambia vescovo e mi suicido se io sono prete. Adesso giovedì, penso che tutti sappiate, è doveroso, tipo, diventerà cardinale con il signor Petrocchi, è stato qui, io ci andrò, mi ha ordinato sacerdote, io ho un rapporto bellissimo con il signor Petrocchi, no? Ma partito con il signor Petrocchi, fa un bel atto di fede, ti ringrazio, signore, per avermi fatto conoscere, c'è un signor Crociato. Benvenuto, meglio ancora con lui che con Monsignor Petrocchi. Quando partirà Monsignor Crociata io guardo, capite? Ma dobbiamo avere questa capacità, perché sono tutti uomini di Dio che ci hanno l'incarico di metterci. È chiaro che, cioè, ci sono delle persone significative. Io nella mia vita ho delle persone che sono significative, resterò sempre santamente affezionato e grato. Se ho la possibilità ancora di incontrarle, mi incontro, se me le posso confessare, ci confesso. Però ci vuole questa, quindi questa maturità. L'idolatria è il primo problema. Il secondo problema, c'è la dipendenza psicologica. Questo succede soprattutto quando San Giovanni Battista diventa padre spirituale. Allora, molta gente, sapete che fa? Prende il prete, lo dico per esperienza, e lo scarica di tutte le responsabilità della propria coscienza. Cioè, che devo fare? Che non devo fare? Che devo fare questo? Fare quest'altro? E pretenderebbe che il prete gli desse risposte, capite? Tipo jukebox, fai questo, questo. Così, vedete? Allora, questo crea dipendenza psicologica, e poi ve lo dico da prete. Se c'è azzeccato, andiamo sull'idolatria, il prete è santo, non è vero. Se hai sbagliato, la mia vita diventa un inferno, è tutta colpa sua. Tutte cose già successe, già testate, ve le posso, insomma, anche essere un pochino pratico. Terzo problema, l'ultimo, si può creare un attaccamento affettivo eccessivo. Non brutto, capite bene, non sto parlando di cose brutte, d'accordo, di cose che vanno purtroppo qualche volta tristemente sulle cronache, non questo, ma un affetto troppo legato non fa bene, capite? Perché i nostri affetti sono santi, quindi noi vogliamo anche tantissimo bene alle persone significative, ma sempre in maniera distaccata, perché il centro del nostro cuore deve essere sempre Gesù. Tutto il nostro amore, tutto il nostro affetto va a Gesù. Neanche alla persona che io che riconosco, guarda, se non avessi incontrato questa persona forse chi lo sa dove starei, è chiaro, però devo anche dire, sì, però questa è comunque una persona, cioè al posto di questa persona questo signore poteva metterci qualunque altro, certo, concretamente ti sei trovato questo, e quindi certamente gli voglio bene, ma in maniera ordinata, non eccessiva. Quindi capite quanto è importante la figura di San Giovanni Battista e quanto è complessa anche la dinamica dei rapporti che dà, no? Allora, noi dobbiamo pregare al Signore per due cose. Primo, che ci doni ancora tanti San Giovanni Battista, perché nella Chiesa, soprattutto i suoi pastori, devono svolgere questa funzione, capite? È impossibile incontrare Cristo senza San Giovanni Battista. Questo è il motivo per cui, capite? Io non posso, cioè io il nostro Signore non lo trovo da solo, sto a casa mia e faccio a meno della Chiesa. Non lo troverei mai. Così non funziona, d'accordo? Ecco perché è così importante questa funzione. Secondo, che il Signore ci dia la grazia di accoglierli e di mantenerli sempre al loro posto. Quindi sono gli amici dello sposo, sono le persone che il Signore ci manda, gliene siamo grati, li vogliamo anche moderatamente e santamente bene, ma nulla di più, perché lo sposo delle vostre anime, della mia anima, delle nostre anime è Gesù, è Lui che ci ha fatto, è Lui che ci salva ed è Lui che godremo in paradiso.
non è nessun don, nessun monsignor, nessuna eminenza e nessuna santità, capite? È Gesù. Tutti gli altri sono in funzione di aiutarci, appunto reciprocamente, per entrare in contatto con loro. Vediamo un po' chi è la più grande San Giovanni Battista della storia. La Madonna è stata ancora più brava di San Giovanni Battista, perché la Madonna ci porta a Gesù e ci porta a Gesù. Dopodiché scompare, se uno non la vota come bisogna farlo, perché la Madonna ci vede tutto il bene possibile in questo mondo, non importa niente. Basta che vedi Gesù formato i nostri cuori, ci vede vicino a Lui. Se lei scompare, anzi, lo preferisce. Nel Vangelo ha ottenuto di non farne parlare quasi con niente, lei è la più santa di tutti. Ecco, quindi questo deve essere un po' il criterio che ci guida, e ringraziamo il Signore e chiediamo alla Madonna che ci aiuti a riconoscere i San Giovanni Battista che il Signore ci manda, ad accoglierli e a fare di loro, come Dio vuole, dei ponti di contatto, di collegamento con Gesù, che tutti desideriamo accogliere come il Salvatore della nostra vita e il fine della nostra esistenza. Siamo dati Gesù e Maria.